Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione di Per TG. Non abbiamo la sigla, quindi ce l'abbiamo un pochino improvvisata, ma per poco non avremo la sigla. Molto poco, vero Matthew? Vero, ci fa ok col ditino, ma siamo qui. Sara, dallo studio, tutto a posto? Tutto a posto, Alessia. Adesso vi presentiamo chi c'è con noi oggi. Vuoi dirlo tu, Alice? Col tuo nuovo taglio, dovevamo dirlo. È la prima diretta col nuovo taglio di Alice. Non so se mi avete riconosciuto, sono quella di È Alice. È lei. Dico io. Allora, oggi siamo qua perché facciamo una puntata un po' per spiegare che cos'è il servizio civile, perché io e Sara siamo qua fondamentalmente, perché noi siamo qua grazie a un bando del comune di Cinisello, e insieme a noi abbiamo altri ragazzi che lavorano sempre al centro culturale Il Pertini, che sono Federica. Ciao Federica. Ciao. Brava, è nervosetta, però non ne parliamo tanto oggi, facciamo finta che Federica non ci sia. E poi abbiamo Luca alla seconda, perché Luca e Luca, stesso microfono, Luca alla seconda, va bene? Ciao, ciao ciao. Ciao a tutti. Allora, come vi sentite? Prima esperienza radiofonica? Sì, per me sì. Federica, tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Bene, allora, tu, Sara, anche tu sei servizio civile, ma inizierei subito con che cos'è il servizio civile? Voglio interrogarti. Che bello che passa le domande difficili proprio a me. Ma io ribalterei questa cosa. Ragazzi, che cos'è il servizio civile? Perché siete qui oggi? Allora, io vorrei specificare che abbiamo fatto 8 ore di formazione in cui ci hanno spiegato che cos'è il servizio civile. Se non lo sappiamo, ce le tolgono queste ore. Non è vero, non ce le tolgono, quindi potete sbagliare. Allora, non so se lo spiegherò malissimo, lo voglio subito mettere in conto. Fa niente. Però è sostanzialmente un'iniziativa nata parecchi anni fa dagli obiettori di coscienza, che volevano trovare un modo diverso per servire la patria dalla leva militare, quindi una maniera più pacifica per servire la comunità, e quindi è stato trovato questo sistema di prendere i giovani e che invece andare al militare andavano ad aiutare cose. La comunità, servizi sociali e quant'altro, esatto, tutti gli esatto. altri progetti. Poi fortunatamente si è aperta anche alle donne. E fortunatamente noi non siamo dovuti andare a fare i militari. Però esatto, bravo, 10 punti a Luca 1. Luca 1, Luca 2, perché abbiamo l'anzianità qua. Sì, c'è un po' di nepotismo, perché comunque sai, servizio civile, non andiamo ai militari, però dobbiamo mantenere un certo grado di... Mi sembra giusto. Giustamente, giustamente. Ma voi siete qua, avete aderito al bando del servizio civile, ma cosa fate a Pertini in particolare? Io inizierei da Federica, così giusto per rompere un pochino il ghiaccio. Beh, io sono in biblioteca e sono nell'area ragazzi, quindi principalmente mi occupo di aiutare i ragazzini dai 0 ai 15 anni a scegliere libri, a consigliarli, oppure vabbè, adesso ci sono anche progetti con i libri di lettura che durano fino a settembre, quindi in cui leggono i libri, poi ci saranno le votazioni, le premiazioni, un sacco di cose. E tu dai premiazioni? Le dovrò preparare. Sì. Magari. No, saranno attestati e dei regali che si scoprirà poi in no corso spoiler. D'opera cosa saranno. Esatto. Chiaramente no spoiler, ti piace, ti stai divertendo, sì, ma sì. L'hai scelto tu, oppure hai detto vedo una serie di attività che fanno col servizio civile dove mi prendono il premio? No, l'ho scelto io perché volevo proprio andare in biblioteca a lavorare. E poi la roba dei bambini è venuta sì, dopo? Sì, la roba dei bambini è venuta dopo. E come mai entrata questa passione per... Io ho sempre amato leggere, quindi mi è sempre piaciuto vedere dall'altra parte come si gestivano le cose. E ti sta piacendo, sì. Rispettato le tue aspettative? Tanto, mi sta piacendo le aspettative. Sì? Molto. E cosa fai in una tua giornata tipo? È proprio intervista. Principalmente metto a posto libri. Arrivano un sacco di libri da fuori e li prendi, li metti a posto, prendi, metti a posto. Quindi anche attività sì. fisica, ragazzi, perché sì. noi ci teniamo alla salute fisica. Poi vero. Sono sezioni molto lunghe quelle dei libri. Sono scaffali, milioni mamma di scaffali, mia, trova immagino. La sistemazione, fai. Io non potrei farlo, io sono una ragazza molto sedentaria. È vero? Sì, sì, noi sì. Noi siamo ragazze molto sedentarie. Sì, sì. Beh, però questa è una cosa che non... Cioè, tu ti immagini la figura del bibliotecario sì, come... Molto, cioè, ce lo immaginiamo molto sedentario come noi, invece abbiamo scoperto che non è così. Biblioteca. Ti senti un po' un topo da biblioteca? Un pochettino, però manco tanto, perché comunque dovendo sempre alzarmi per trovare libri e robe varie, alla fine sei sempre in movimento. Quindi non ti senti relegata lì in un angolino, come si pensa di solito. Sì, beh, quello sì. Con i bambini, scusa se ti ho interrotto. Dimmi. Come ti trovi? Sono simpatici? Bene, sì, sono sì. cordiali? Non beh, possiamo dire che dipende. Li picchiamo, perché non si picchiano i no, bambini. No, però li sgridicchiamo.
Abbastanza. Diciamo più i ragazzini dai 15 anni in su, vero Luca? Eh sì, perché qua il Pertini è diviso in piani. C'è il primo piano che è un po' easy, cioè nel senso primo piano giù. Meno uno. Quello è il piano terra. Io azzarderei piano terra, esatto. Piano terra, Ergeschoss, Emergeschoss, è in tedesco piano terra. Perché Alice fa una facoltà inutile. Lo ripetiamo in tutte le nostre dirette, però sa il tedesco. Niente, era una parentesi. Torniamo a noi. Quindi abbiamo piano terra un po' così, poi il primo piano che è dedicato all'area ragazzi con anche la sezione videogiochi e giochi da tavolo, di cui si occupa Luca 2 perché esatto. È più giovane. Sì. No, esatto. Io. Perché cosa che ho detto? Che è più giovane. È vero? No, sì, è vero. Ah, perché anch'io mi considero vecchia. No. È permaloso il ragazzo. Che segno siete? Eh? Che segno siete? Sagittario. Bilancia. Cancro. Come noi. Quando sei nata? Il primo luglio. No, anch'io! Perfetto! No, plot. Sai cosa succede il primo luglio? Oltre al nostro compleanno, è anche il compleanno della radio. Non mi hanno obbligato a dirlo, però è vero. Che bello che sei nata il primo luglio. Però sei nata il primo luglio 99. Sì. Io il primo luglio 2000, quindi sei nata prima tu. È successo. Vabbè. Chiudiamo questa parentesi complenosa. Comunque il compleanno lo festeggeremo insieme. Sì, tutti insieme, anche la radio festeggerà. Esatto. Verremo tutti qua a festeggiare tutti il compleanno. Insieme. Festa di compleanno in diretta. Esattamente. Certo. Quello lo faremo. Vabbè, tornando a noi, raccontateci un po'. No, vabbè. Mi ripresento, sono Luca, io mi occupo sempre anch'io al primo piano. Ma mi occupo del settore dell'area musica, fumetti, giochi da tavolo e fra una settimana, piccolo spoiler, videogame. Spoiler succosi qua per TG. Un giorno verranno qua a parlare di videogame. Esatto, settimana prossima abbiamo una puntata proprio in onore dell'apertura della sala videogame. Grazie. Adesso mi fa caldo, capito? Esatto, sto morendo. Mamma mia, poi siamo molto vicine io e Sara, quindi c'è ancora calore umano più calore Alice della sala. Alice e Sara is on fire. No, non si dice. Non possiamo più dirlo. Non si dice. Comunque dicevamo, settimana prossima verrà inaugurata la gaming zone al primo piano dei Pertini e Luca si occuperà di questa sezione e ripropongo la stessa domanda che ho riproposto anche a Federica. Hai scelto tu di venire a lavorare a Pertini, di fare il bibliotecario tra virgolette? Sì, l'ho scelto io. È stato il servizio civile, io ne sono venuto a conoscenza 3 anni fa, quando ancora non potevo farlo, semplicemente perché anche mia sorella ha fatto la stessa esperienza qui al Pertini. Lei è stata assegnata al secondo piano, quindi l'area un po' più per giovani adulti. Io invece, essendo che suono la chitarra da diversi anni, mi piacciono abbastanza i videogiochi e i giochi da tavolo in generale, sono stato assegnato al primo piano. Quindi ho visto qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto mia sorella. Questa cosa è anche, onestamente, sono contento di non essere finito nello stesso reparto, perché avevo un po' paura di paragoni. È come a scuola, esatto, è come a scuola che finisci nella stessa sezione, magari tuo fratello solo la più grande, che poi dicono, ma tu non hai gli stessi voti. Esatto. Sì. Poi ti andate anche un po' di fortuna che non ti becchi gli studenti universitari che piangono sui libri, direi. No, però ogni 2 per 3 mi vengono a chiedere, ma qui posso mettermi a studiare? E io gli devo dire di no. Ah, non si può studiare lì? No. Giustamente. Abbiamo un tavolo solo e quel tavolo è riservato a chi vuole giocare. Giusto. Da tavolo, ovviamente. Quindi se vengono a chiedere, ma posso mettermi su quel tavolo? Detto, meglio di no. E li reindirizzo o al secondo piano, dove appunto c'è spazio per studiare, o addirittura almeno uno che... C'è una sezione che si chiama proprio area studio. Poi è più fresca. Uh-huh. È più fresca, esatto. Per rimanere in tema caldo. Esatto. E giochi da tavolo. Ti è mai capitato magari che viene uno che ti chiede un particolare gioco da tavolo di cui tu non hai mai sentito parlare, ti inventi delle regole magari che te le chiede e dici, cacchio, bello sto gioco. Sì, si gioca così, ma invece non si gioca così. Verremo noi allora. Io Alice, però mi hanno già detto che negli scorsi servizi civili cose del genere sono successe, che venivano a chiedere informazioni sui giochi e i ragazzi che erano lì non sapevano dove sbattere la testa. Giustamente, cioè non è che puoi pretendere di conoscere come i libri. Cioè Federica, ti è mai venuto un bambino a chiedere di un libro e tu non sapevi cosa dirgli?
Sì, un sacco di volte, soprattutto in questo periodo di manga. Che tra l'altro lei arrivano e li sposta a me. È palese. Che poi io sono molto brava, arrivano le cose a me e faccio: no, andate da Luca. Bravo, guarda, io ho fatto un meme. Quando sei al banco e qualcuno viene a chiederti informazioni, tell them that I died. Esattamente quello che faccio io. Ecco, abbiamo il mood con The Office. Ci sta. Luca 1, non per vecchiaia. Ok, questo okay. Bisogna precisare. Abbiamo fatto pace adesso. Adesso sì. Tu invece non sei bibliotecario per etimologia del termine. Sì. Cosa fai? Allora, io mi occupo della parte grafica del Pertini, e quindi manifesti, cartoline che si vedono ogni tanto fuori sui cartelli stradali. Ti metti lì davanti, fai la fotina, l'ho fatto io. Allora, allora ci tengo a precisare che in realtà io mi sono iscritto a questo progetto senza sapere effettivamente fare il grafico, ma sto imparando. Mi sono iscritto proprio con l'idea di imparare anche un nuovo mestiere per acquisire così competenze diverse. E devo dire che sto imparando piano piano bene, mi sono affiancato e piano piano si fanno lavoretti sempre più interessanti. Sì, è proprio non vedo l'ora di imparare. Sì. La passione per la grafica, dato che tu a quanto pare non hai avuto un'esperienza scolastica in ambito, giusto? No, esatto, arrivo da tutt'altro ambiente. Mondo umanistico? Esatto. No. Scientifico? No. Basta, finito. Professionale, ho fatto l'istituto professionale io. Ok. E sì, allora inizialmente ero un po' spaventato da questa cosa, però diciamo il servizio civile è stato anche un po' un modo per poter trovare qualcosa che mi possa piacere, no? E quindi mi sono voluto buttare in questo progetto e devo dire che mi sta piacendo e magari in un futuro, siccome ho visto anche diverse altre persone che lo hanno fatto, hanno poi approfondito. Magari perché no? Quando imparerò. Quindi ti ha portato a conoscere una nuova cosa e a crearti una nuova passione? Allora, adesso forse è un po' presto parlare di passione. Perché abbiamo iniziato da un mese, tipo. Esatto, però sì, perché potrebbe. No? Sì, mi piace comunque l'idea, sì. Bella cosa, vedi? Mi piace. Ma adesso è un po' di promo per la nostra radio. Perché non vi siete iscritti qua da noi? Cioè, meglio perché ci siamo noi adesso, però perché non l'avete fatto? Alice! Così io volevo tirare un po' in mezzo, fargli un po' paura. Okay. Federica, perché? In tutta onestà non sapevo che il Pertini avesse una radio. Ecco, male. Male, malissimo. Però, ora lo mio vantaggio, io sono di Cologno, quindi sono più giustificata a non saperlo. Scusa, ripeti? Cologno hai detto? Sì, sì. Vorrei fare un appello. Io ho sempre detto, 22 anni della mia vita, Cologno. Ok, nell'ultimo anno ho iniziato a prendermi in giro perché si dice Cologno. Ha fatto il buu negli audio. Io ho sempre detto Cologno. Anch'io, perché si dice Cologno Monzese. E come ci sei finita Cinisello da Cologno? Avevo una mia amica che studiava al liceo qui a Cinisello e quindi venivamo a studiare qui nel piano meno uno. E poi hai visto, è un po' come me, io di Paderno sono, anch'io uguale. Poi così lì la biblioteca ha sponsorizzato questo progetto del servizio civile e ho detto perché no, proviamo. Beh, vabbè, sei scusata perché non conoscevi il Pertini Radio, adesso non più perché sei pure venuta esatto, qua da noi. Esatto, ora so tutto. Però non potrei più venire perché il servizio civile si può fare una volta. L'anno prossimo militare, tutte e due. Esattamente. Andata. Andiamo. E voi invece? Che scusa avete? Come abbiamo scoperto il servizio civile, intendi? No, perché non siete venuti qua in radio da noi? Ah, perdona, perché sono timido. E quindi una scusa. Vabbè, ci serve un grafico qua, mi occupo io delle grafiche del Pertini. Se vuoi intraprendere un altro progetto, ci metti un po' a posto il profilo graficamente parlando di Instagram. Va bene. A posto, sì, andata. Sì. Luca 1? No, 2, scusa. No, vabbè, allora, io sapevo dell'esistenza della web radio del Pertini anche a se... A posto, basta. Va bene. Cioè, non mi piace. Vai. Aggiungere un però. Vai, no, aggiungilo adesso il però. Litighiamo. No, litigare. Fa contenuto. Il content prima di tutto. Esatto. No, vabbè, però... Quando ho dato un'occhiata ai progetti vari del servizio civile mi sono detto preferisco andare sul sicuro piuttosto che provare una cosa troppo nuova, perché anch'io addirittura più timido rispetto a Luca 1. Quindi
nonostante adesso non sembri, perché ormai mi sono lanciato. Si è acclimatato in questo clima tropicale. Esatto. Ho voluto fare un'esperienza un pelino più soft, quindi... Però, come ascoltatore magari. Bravo, bravo. Dove? Sara? Ma dove ci possono ascoltare? Ci possono ascoltare quasi... tutti i giorni. Cosa stai dicendo? Tutti i giorni su Twitch, tranne il weekend. No, però potete ascoltarci anche il weekend su Spotify, quindi sempre. Sul Twitch di Pertini Radio, su Spotify di Il Pertini Radio, vederci su Instagram di Il Pertini Radio. Abbiamo anche i profili privati, però quelli passano in secondo piano. Ma dove li trovo nei nostri profili privati? Su Instagram di Il Pertini Radio. Sara, la maga delle televendite. Delle radiovendite. Radiovendita. Potrebbe essere un nuovo programma. Il baffo del Pertini. No, è radiovendita. Cioè, radioteca, radiovendita. Sponsor per... No, sto scherzando. Vabbè, dicevamo... Luca, tu hai detto che hai scelto... Luca 2. Luca 2, quello più giovane. Ok. Ormai è il mood della puntata. Per non farlo sentire male, di quello meno vecchio. Quello meno vecchio. Quello vecchio è peggio così. Tu hai detto che hai scelto questo progetto e non quello della radio perché volevi fare una cosa più soft. E io ti dico, non volevi uscire dalla tua comfort zone. Però, buttandoti in questa nuova esperienza... Un po' sei uscito dalla tua comfort zone lo stesso? Dici l'esperienza adesso? Sì, adesso. Parzialmente sì. Okay. Sono uscito un pochino dalla comfort zone. È un'ottima cosa. Sì. Ancora non ho realizzato di essere dall'altra parte dello schermo su Twitch. Di solito sono uno che guarda e non scrive neanche. Cioè, sono lo spettatore. Osservi. Sono lo classico spettatore muto che non dà fastidio a nessuno. Però guarda. Eh beh, è un'ottima cosa, sì, cioè io esatto. Anch'io penso di essere così. Però ora sono di qua, quindi sono come te. Però siamo uguali. Se per ora è una bella esperienza. Per ora. No, sarà una bella esperienza. A fine intervista scappano, non tornano più. Invece, voi cosa ne pensate? Di oggi, di questa intervista magica e calorosa, perché fa caldo. Ragazzi. Allora, anche io ero come voi, nel senso che sono sempre stato uno spettatore, puoi dire, passivo. Okay. Quindi che sta in silenzio, non scrive mai un messaggio, ghost. E devo dire che bello, sì, dai. Sei a tuo agio? Sì. Vabbè, c'è Alice. Anche ovvio, se sono timido. Tutti con Alice, siamo a proprio agio. Cosa stai facendo? Io? Sì, tu. Ah no, perché non è più Alice, ragazzi, da quando è bionda. Sei? Dillo tu. Alessia Lanza. Lo sapevo. Non è vero. Tu, Fede? Beh, non ho molto da aggiungere a quello che hanno detto loro. In realtà, però, perché avete preso le persone più timide di che ma potevate tu lo trovare. Sai che cosa io ho in progetto per te, Federica? No, non lo Un voglio nuovo sapere. Programma. Vabbè, ho una chiamata, devo andare, ciao. No, stai qua. Si può fare? Allora, prima in un po' un fuori onda, proprio fuori dalla onda, perché eravamo okay. Proprio là. Mi hai detto che i bambini gnegne. Tu rapporti. Come ti stai trovando con i bambini in generale questo rapporto? Cioè, stai imparando un po' a conoscere questo age che non è il tuo contemporaneo? Ti trovi bene? Pensi che non avrai mai figli dopo questa esperienza? Traumi, non infantili, ma per gli infanti. Infanti. Perché sono infanti i bambini. Infantili. No, infantile è l'aggettivo e tu sei infantile. Okay. L'infante è il bambino. Ok. Okay. Bello. Grazie, studio grazie. Cose stupide. Dicevamo. Continuiamo questa lezione di grammatica, andiamo avanti, no? Volevo interessante. Quindi, Fede, posso chiamarti Fede? Sì. Ok. Quindi, rapporto con i bambini. Hai traumi dopo queste. Avrai traumi dopo questa esperienza? Abbastanza. Però come ti stai trovando? Cioè, no, fine... in generale bene in realtà. Però ci sono bambini molto particolari. Ma vengono con i genitori? Vengono, allora i più piccoli vengono con i genitori ed è quello che li lasciano fare i genitori, che li lascia un po' perplesso. E lì sempre si cade, anche quando bambini è una materna. Bambini che pensano che i CD siano delle carte, li aprono tutti, li lasciano in giro. Così. Non fa una piega. Sì, è fondamentale. Bambini che corrono in mutande, perché è capitato anche questo.
Non lo garantisco. Li hai dovuti rivestire tu? O no, no, non ci per me potevano rimanere così tutto il tempo. Vabbè, faceva caldo. Faceva caldo. La giustifica che faceva caldo. Qua. Pensa se fossero entrati dentro questa stanza. Neanche le mutande avrebbero dovuto. Infatti, e coi genitori invece? Anche loro in mutande. Anche loro in mutande. Per fortuna questo ancora non è capitato. Ma c'è tempo, guarda. C'è tempo, abbiamo ancora un anno davanti. Pensa quando arriverà verso Natale, no? Bello Natale, anche per noi è bello Natale, però farà freddo, quindi tutto a posto. Almeno su quello non si spogliano, magari vengono vestiti strani, io mi aspetto di tutto. Altre storielle strane che ti sono capitate oltre ai bambini in mutande? Che non è una storiella strana se ci pensi, perché alla fine è normale, solo se hai in casa. Magari non in una biblioteca, in mezzo a un sacco di persone. Vabbè, in casa non ti è mai capitato di girare in mutande? Sì, ma sei in una biblioteca. Sì, infatti quello dicevo, è strano, però di per sé... Beh, prego, prego. Ma sai perché? Loro si sentono a casa, come noi, perché noi viviamo Albertini e anche i bambini. Quindi sì, Ali, ha senso il tuo ragionamento. A casa corri mutande e anche Albertini corri mutande. Dovrò lavorare uno stacchetto per ogni volta che interviene Sara e lancia una promo su Bertini. Esatto, io sono la sponsor. Tipo Buzz, quello di Colorado. Pubblicità. Esatto. Ma invece ho una domanda io, un po' impertinente, un po' impertinente e un po' incivile per i nostri colleghi del servizio civile. Allora, sei proprio uno di noi. Da che mondo è mondo, il primo stipendio in un posto di lavoro è sacro, no? E quindi c'è sempre un dibattito su come sia giusto spenderlo o magari non spenderlo, Però siccome noi siamo o dovremmo essere in procinto di ricevere il nostro primo stipendio effettivo come... Ti fermo subito un attimo, ti ricordo che il servizio civile è volontariato retribuito. Certo. Quindi si dice retribuzione. La donazione che ci verrà fatta per il nostro contributo, no? Avete già in mente di come verrà... per esempio io ho calcolato con la nostra donazione quante Goleador si possono comprare, per esempio. Voi avete già un'idea, non dovete dirla per forza. E quanti Goleador si possono comprare? Che io sono interessata. Te lo dico dopo. Okay. Ma con la retribuzione al mese o totale? No, mensile. Quanti videogiochi puoi comprare al Pertini? Quella è la domanda di notte. No, sto scherzando, però. Come vorreste spendere la vostra prima retribuzione di questo atto di volontariato che stiamo facendo? Fede, iniziamo. Te l'avevo detto che ti tiravo un pochino in mezzo. Vabbè, io in realtà conto di metterla da parte per poi riuscire a fare un viaggio che voglio. Già so dove voglio andare, mi serve solo di accumulare questi soldi. Ho fatto gli applausi per te. Dove vuoi andare? Non si dice, no spoiler. Spoiler QB, quanto basta. Esatto. Luca la seconda, scegliete voi chi inizia. Io... Per anzianità andiamo. No, allora inizia lui. Ma io teoricamente sono più giovane di lui. È lui quello vecchio. Non è vero, sta mentendo. Io sono del 2003. Sì, magari. Ti piacerebbe? No, io lo sono e basta. Allora, Luca grafico. Va sì, bene? Aspirante meglio. Tale, dai. Aspirante grafico. Sì. Come spenderai il tuo primo, tra virgolette, stipendio? In un iPad con un Apple Pencil per disegnare la grafica? Al massimo solo l'Apple Pencil, forse mi potrebbe... No, in realtà anch'io come lei pensavo di tenermi i soldi da parte per una vacanzina molto tranquilla. Altro Luca? Ti prego, distruggimi questa cosa perché da qua... No. No, allora. Qua si spendono tutti subito i soldi. No. Io per ora mi sono fatto solo un piccolo progettino per il primo, quindi quello che mi arriverà a fine mese. Che, cioè, è un sogno particolare perché... Mi piacciono tanto i Lego e quest'anno è uscito, come ho già anticipato prima, sono musicista, l'anno scorso è uscito il set di riproduzione di una chitarra Fender, che è una delle chitarre migliori attualmente in circolazione. Se poi c'è qualcuno che pensa al contrario, per me non è un problema. È un tipo di Fender, sì, è Fender Stratocaster, il set Lego... E ho intenzione di prendere quello con il primo stipendio. Poi figata.
poi per come spendere il resto verrà da sé. C'è tempo. So c'è che tempo. C'è anche un piano, se non sbaglio, un pianoforte Lego che si che poi quello si... suona addirittura, la chitarra purtroppo è solo muta. Quello se ne parlerà tra qualche mese, allora. Per il problema è che quello viene quanto un'intera retribuzione, la chitarra un po' meno. Nietzsche? Però suona piano. Sì. Figa. Costa proprio perché suona, perché ci sono gli ingranaggi meccanici dentro. No, costruiamo noi. Che ci vuole? Tu? Sì, io. Sì, sì. Un'altra passione che viene. Quando diventi bionda poi iniziano un po' queste cose qua. Sì. E invece io ho un'altra domanda. Da grandi, perché siamo tutti piccoli, hai visto? Concordi? Ecco, sì. Siamo tutti piccoli. Vorrete fare qualcosa di inerente alla mansione che state svolgendo adesso durante il servizio civile? Oppure totalmente distaccato, un'esperienza che voglio fare, la faccio però una volta iniziata, una volta finita, si conclude lì. Scegliete voi chi inizia, non la faccio più iniziare la fede perché sennò mi odia. Io dipende, ancora forse ripeto è presto per deciderlo, però per il momento mi sta piacendo. Perciò, per come ho detto prima, sono aperto a nuove strade. Ecco. Quindi facciamo un disclaimer ai nostri amici grafici da casa, se avete bisogno di un assistente, tra un anno se ne riparla. Sì, esatto. Luca 2. Beh, non è propriamente inerente al lavoro del bibliotecario Albertini, però è inerente al reparto dove lavoro, ovvero quello musicale, perché mi piacerebbe diventare un musicista professionista a tutti gli effetti. Già sto studiando qui alla Civica di Cinisello, quindi piccola promozione. Assolutamente non voluta. Non è vero. Ti pagano in caramelle e videogiochi e Lego. No, mi fanno gli sconti. Alla Civica. Eccola. 3 centesimi a sponsor. Però comunque ti piacerebbe comunque, sì, continuare a lavorare nel mondo musicale. Beh, alla, esatto, fine ti fai anche una, tra virgolette, cultura musicale. Sì, infatti io ho già adocchiato diversi dischi quando vengono chiesti. Mi do un'occhiata, leggo le tracce, magari vedo qualche titolo che mi ispira e me lo vado ad ascoltare. Quindi sì, amplio anche lì il mio bagaglio culturale a livello musicale. Che dico, ascoltate la musica che fa bene. Esatto, non si smette mai di imparare. E tocca a te. Tocca a te. Tocca a me. No, in realtà non ho tante idee per il futuro io, però perché no, mi piacerebbe anche lavorare in una biblioteca, oppure anche... Aspetta, ti fermo, coi bambini o in biblioteca? No, senza bambini, va bene, belli, i bambini sono carini, però... Li lasciamo i genitori. Se vuoi ti cedo i miei di bambini. No, guarda, preferisco i miei a questo punto. Però da quando sto facendo questa esperienza, che comunque è poco, però mi è balenata anche l'idea di magari iniziare a lavorare per una casa editrice. Perché no? Bello! Come mai? Cosa ti piace di questo mondo? Mi piace l'idea di poter trovare dei libri nuovi da magari pubblicare, quindi essere anche proprio la prima a leggerli. È una cosa che, non so, mi entusiasma. Bello, bello. Io rivolgo questa domanda anche a Sara, in realtà, perché io ormai sono un po' di anni che bazzico nel mondo, tra virgolette, radiofonico, twitchfonico. Questa esperienza, alla fine anche il nostro servizio civile è un servizio civile a tutti gli effetti. Noi siamo qui nella redazione della web radio, Albertini Radio. E... questo servizio civile ha rispettato le tue aspettative? Per ora sta rispettando le tue aspettative? Hai idee anche in futuro nonostante la tua? Perché noi ricordiamo che Sara è un'attrice, Sara Bodini Real. Però comunque sta aprendo le tue idee anche verso un'altra prospettiva di vita che non sia quella attoriale? Allora, sta rispettando le mie aspettative e mi sto divertendo un sacco e sto scoprendo tante cose anche su questa professione. Non lo so, un po' sì un po' no, nel senso voglio fare l'attrice per sempre, recitare, però mi piace anche condurre, cioè sto scoprendo questa cosa, mi piace un sacco parlare del cinema, non è che posso parlare solo io, qui un pochino sì. Quindi non lo so, vedremo, però sicuramente è un'esperienza che mi sta formando sia umanamente che artisticamente, quindi ho fatto un'ottima scelta. Poi ho dei bei compagni di viaggio. Allora, che non sono venuti con noi. Vabbè, almeno ci siamo noi, se no non ci stavamo tutti, quindi grazie. Però Alice, anche tu. Tu ami la radio, cioè sei qui da molto più tempo, però vuoi farlo nella tua vita? Vai, ora ti lascio il microfono. Okay. Sì. È perché fa caldo vicino. Sì. No, beh sì, io è una cosa che voglio fare da anni. Cioè, ho sempre bazzicato, come dicevo prima, nel mondo più radiofonico che di Twitch. Però anche qui diciamo che stiamo mettendo su proprio una bella... famiglia anche, con anche i nostri microfoni.
E io non sono rosa. Non sono rosa per ora. Per ora non sono rosa, ma presto diventeranno. E sta venendo su un bel progetto che portarlo avanti anche è proprio da gratificazione, secondo me. Anche a noi che siamo qui e lo stiamo costruendo anche noi, Sara. Prenditi un po' a merito di questa. Metti invece tu, facciamo proprio il giro, esatto, del servizio civile. Stai rispettando. Cosa ti aspettavi dal servizio civile? Per ora, poco tempo che ci stiamo girando intorno dentro questo mondo, però. C'è, non c'è, sei in una crisi mentale? No, sto rispettando esattamente le mie aspettative, contemplando il fatto che io sia impegnato anche con lo studio, devo dire che è un qualcosa che mi permette di avere abbastanza tempo per studiare e per lavorare, quindi ci sta. Per ora ti dico ci sta. Ci sta, ci sta. Questa domanda non l'abbiamo fatta. Voi studiate invece? O non fate niente? Sì. Sì? Cosa? Sì. Università? Cosa? Faccio storia. Storia? Davvero? In statale? Sì, esatto. No, amo, assurdo, anch'io in statale. Fai storia anche tu? No, io scienze della comunicazione. Ah, ok. Però è statale, okay. Festa del perdono. Vabbè, quindi sì, siamo sì. Lì. Tanta roba, festa del perdono. Non so, ci sono tipo 3 volte a fare un esame. Incoronazione di Carlo Magno. Incoronazione di Carlo Magno. 25 dicembre 1300. 800. Carlo Magno nell'800. Carlo Magno chiaramente nell'800. L'incoronazione, Natale. Natale? 1800? No, 800. Ah, 800. 800 dopo Cristo. Ah, avevo detto 1000, tu hai detto 800. No, solo 800. Infatti dicevo, c'era Napoleone però nell'800. Va bene, voi invece ragazzi? Ne manca, tu hai detto storia, riesci a studiare, esami, quanti ti mancano? Sì. No, allora, io sono al primo anno. Ecco, ah, iniziato ecco adesso, voglio dire quindi. Questo, adesso potrebbe sembrare strano perché faccio storia e poi vi dico che faccio il grafico, ma l'ho scelto proprio nell'ottica di imparare competenze diverse, perché purtroppo si sa che la laurea in storia non ha molta fortuna, ahimè, che bisogna le dirlo. Facoltà umanistiche non servono a niente se non a crescere la cultura. No, non è vero ragazzi, infatti le facoltà umanistiche sono molto più importanti di quelle scientifiche, sono un po' di parte. Devo dire che sì, sì. Concordi con me che sono più importanti di quelle scientifiche? Ma allora, non so se Non prendiamo troppo sponde così, però insomma siamo di parte, quindi possiamo dirlo. Sì, dai, devo dire che anche se mi sono appena iscritto, mi sta facendo imparare tanto, mi aiuta a pensare, a vedere il mondo in un'altra prospettiva che prima non conoscevo. Va bene, allora dopo parliamo dei libri, se ti servono magari potrei averne. Va bene. Luca 2, tu studi? Attualmente no, però appunto, come già accennato prima, vorrei riprendere gli studi musicali, quello sì. Giusto, giusto. Magari non so se oltre qua alla civica, magari una scuola un pelino più prestigiosa, quale la civica di Milano, perché il conservatorio è molto improntato sulla musica classica, che a me non fa, diciamo, per dirla gentile, non fa impazzire. Come Blanco. Fede, sì, anch'io studio, anche se vabbè, sono in un periodo un po' di fermo. Però sto iniziando a studiare psicologia. Psicologia? Nonostante prima io studiassi giurisprudenza. Mizze, proprio due mondi opposti. Io ho le idee molto confuse su quello che voglio fare, si nota. Vabbè, però se ci pensi, la giurisprudenza. Ma in realtà studi psicologia per chiarirti le idee. Esatto, bravo. Ma sai capito. Che è una cosa che si fa? Lo fanno? Quindi non ti preoccupare. Ah, ok, ora inizierò anch'io a studiare psicologia. Vabbè, ci vediamo poi l'anno prossimo, ci riscriviamo nell'altro. Comunque anch'io sono lì statale, quindi se vogliamo chiarirci le idee tutti insieme. Andiamo a studiare tutti lì. Tutti psicologia. Tutti psicologia in statale. Giurisprudenza, hai fatto bene a mollarla, onestamente parlando. Vabbè, minchia, scusate. Sono 5 anni, i più pesanti della tua vita. Come mai hai mollato giurisprudenza? Sì, non per, se vuoi. No, eh. Non mi ci vedevo poi alla fine di come lavoro, non mi ci vedevo in futuro. Stare lì, fare tutte quelle cose che dovevano fare. Cioè, sì, è pure interessante, però dopo un po', boh, non lo so, mi ha scansato. Se non è il tuo mondo, hai fatto bene, hai fatto totalmente bene. Beh, però psicologia con i bambini ci sei. Ma basta con questi bambini. Ma sei lì adesso. Allora, se vuoi tanto un bambino, vai a farlo. No, io sto bene qua. I prossimi. Albertini. Portiamo i bambini in radio la prossima volta. Si può? No, non possiamo. Ma non, comunque non credo sia una buona idea. No. Sai quanto si divertono con questo microfono? Mamma mia. Li togliamo? E come li fai parlare? Non lo so, ci inventeremo qualcosa. Qui al Pertini Radio c'è sempre. Sì, dall'alto così. Sì. Ci sono sempre cose nuove. Seguiteci. Ho smesso, cioè ho finito di fare pubblicità a caso. La smetto. Cosa vogliamo dire? Siamo giunti alla fine praticamente. Per noi è stato molto bello. Ah, quindi vi state divertendo. Possiamo farlo di nuovo?
Certo, quando volete, noi siamo sempre qua. Giusto, è. Alice. La prima prova è gratuita, poi si paga. Esatto, come Spotify, dove potete sentire il Pertini Radio, ricordatevelo. Quindi volete dirci qualcosa, quello che volete, salutare la mamma, il cane, quello che volete? I bambini della Federica. Consigliare un libro, non lo so, un videogioco o la vostra canzone preferita. No, niente. Niente, ok. Niente. Ali, vuoi dire qualcosa tu per questa puntata di PertiG? Allora... Abbiamo molto caldo, per questo siamo esaurite. Solitamente non siamo così, ma voi ci conoscete già, dato che ci seguite sempre. Ma dove? Dove? Non lo sapete? Sul Pertini Radio, su Twitch. Fa caldo, ok? Vai Ali, a te la linea. No, vabbè, vorrei ringraziare questi ragazzi che si sono volontariamente venuti qui, soprattutto Federica, non l'abbiamo assolutamente costretta, no. Pagata, niente. Non ho una pistola puntata sotto il tavolo. Grazie. Scusaci. Veramente. Vabbè, almeno ho guadagnato una caramella. Hai visto? Hai visto? Luca la seconda. La caramella è lì, solo su Twitch potete vederla. Dove sarà? Qual è? Il Pertini Radio. Luca la seconda, ringrazio entrambi. Basta, adesso io ogni volta che vi vedo vi chiamerò Luca la seconda, quindi sappiate. Anche se ce n'è uno solo. Sì. Luca la prima. Va bene? Così poi quando vi vedo Luca la seconda. Quindi grazie mille di essere venuti, Sara, grazie di avermi accompagnato in questo viaggio molto caloroso. Sì, molto hot su il Pertini Radio. Grazie Matthew per fare la regia al nostro programma in il Pertini Radio. Io direi grazie anche al Pertini Radio per ospitare. Non avevo finito. Grazie al Pertini Radio che ci ospita tutti i giorni al Pertini. Grazie Alice per essere qui, molto accaldata, sta morendo, ora stacchiamo e ci buttiamo in piscina al Pertini Radio. Grazie ragazzi per essere stati qui, noi ci rivedremo in giro, oppure voi potete guardarci tutti i giorni sul Pertini Radio. Divertitevi, ciao!